Provocazione politica questa mattina a Palazzo Cernezzi da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marco Butti. In segno di protesta contro i vandalismi sull'ex centro di accoglienza di via Ferrabosco, a Sannino, e contro l'inerzia dell'amministrazione sul fronte della messa in sicurezza dello stabile comunale, Butti ha provocatoriamente sigillato con lo scotch la porta dell'assessore al patrimonio Marcello Iantorno. In data 26 luglio inviamo una mail all'assessore, al dirigente, al comandante della polizia locale per segnalare il fatto che era stato distrutto il lucchetto presso lo stabile di via Ferrabosco a Sannino e dei balordi avevano fatto irruzione consumando pizze, birre, qualche preservativo, accendendo un fuoco e distruggendo quel poco che era rimasto dell'ex centro d'accoglienza. A 3 settimane il lucchetto è ancora divelto e di notte continuano gli accessi indisturbati. È una vergogna che il comandante della polizia locale, che dovrebbe badare alla sicurezza, non abbia provveduto, ed è una vergogna che l'assessore al patrimonio e il dirigente al patrimonio non abbiano provveduto dopo una segnalazione con anche allegata documentazione fotografica. Non era necessaria la provocazione dello scotch, ribatte Iantorno. Sarebbe bastato che il consigliere mi avesse fatto una telefonata e, come avevo già fatto subito dopo la prima comunicazione, avrei sollecitato nuovamente la polizia locale e l'ufficio tecnico, che comunque oggi si sono recati sul posto. Garantisco che a breve la situazione del centro sarà completamente ripristinata, così come la sua sicurezza. Le strade, le scuole, le palestre, i cimiteri e così via. 18